Una scena definita gratuita. Che cosa significa nel concreto? Ciao, io sono Amy e parlo di scrittura. E oggi andiamo a parlare di tutte quelle scene che andiamo a definire gratuite. Gratuito è un termine che sentiamo attribuire a delle scene o a una scena. Ma quando effettivamente lo usiamo, che cosa andiamo a definire? Innanzitutto, dovuta premessa, non si tratta di qualcosa di completamente oggettivo. Prima devono subentrare tutta una serie di cose. Il gusto di chi ha scritto e creato e il gusto di chi ha fruito. L'intenzione, l'idea, l'espressione artistica. Non esiste un manuale per cui qualcosa è completamente gratuito oppure è inseribile. Quindi ecco, non ci può essere una verità universale che, se tenuta in mano, risolva tutto quanto. C'è anche da dire che non sono due estremi, le scene necessarie e le scene gratuite. Nel mezzo troviamo anche ciò che magari possiamo ritenere superfluo, ciò che può essere un po' ridondante, ciò che non era necessario, è noioso, non è interessante, anzi sono quelle su cui ancora di più subentra il gusto personale. Il gratuito tendenzialmente riguarda le scene un po' più forti, un po' più d'impatto. Non a caso, quali sono quelle tipologie di scena su cui c'è molto più facile notare che possa scattare il "era gratuito"? Ma poi gratuito per che cosa? Gratuito per la trama, per la storia, per la fruizione e per la lettura o la visione, a seconda del media di cui stiamo parlando. Può essere qualcosa di scritto, un romanzo, un fumetto, come può essere qualcosa di visivo, un film, una serie televisiva. Però qualcosa di gratuito per la trama, qualcosa che non era necessario. E lo scopo di quella scena non era dare qualcosa alla trama, aggiungere, spiegare, ma era più per la scena in sé. Ritorniamo alla domanda di prima: quali sono le tipologie per cui è molto più facile che possa scattare il gratuito? Tendenzialmente le scene di violenza e le scene di sesso. Pilastri fondamentali della scrittura e del raccontare una storia sono, ancor prima, di che cosa racconti, come lo racconti, e di tanto in tanto non quello che mostri ma quello che non mostri. Sì, uno potrebbe anche dire sì, è la show don't tell. Per alcune tipologie di scene molto delicate e che possono essere estremamente connesse con quello di cui stiamo parlando, il messaggio che stiamo veicolando, i guanti di velluto sono uno strumento da maneggiare. Poniamo il caso di star trattando di un argomento particolarmente delicato come i disturbi alimentari. Che ne stiamo parlando per esperienza diretta o che ne stiamo parlando dopo esserci documentati e dopo aver cercato di sapere tutto quello che c'è da sapere. Quale sarà il nostro intento di parlarne, di portare questo discorso alla luce, di iniziare una conversazione, di lasciare delle riflessioni? Poste queste intenzioni alla base della creazione di qualcosa, della scrittura di qualcosa. Scene particolarmente grafiche, particolarmente nitide, che lasciano ben poco all'immaginazione ma scendono molto nella descrizione, molto nei dettagli, sono davvero necessarie o appunto sono un po' gratuite per la storia? E eliminandole non togliamo niente al discorso che stiamo facendo, alla conversazione che vogliamo avere, ma invece ne guadagniamo in delicatezza e in scrupolo. Lo torno a ripetere per non creare fraintendimenti: gioca veramente tanto il gusto personale. Io, spettatore A, posso non essere particolarmente toccato da una scena in cui vedo chiaramente della violenza, come io, spettatore B, posso impressionarmi subito vedendo del sangue, anche se so che è finto quello usato sul set. Così come dall'altro lato subentra che cosa voleva raccontare chi sta raccontando e come ha scelto di raccontarlo. Porto un altro esempio ancora: sto scrivendo o sto dirigendo un film che andrà a parlare di abusi di violenza sessuale. Se nella storia ad un certo punto succederà quel fatto, c'è davvero bisogno di raccontarlo? Oppure viene fatto capire, viene lasciato intendere, ma senza mostrare i dettagli? Descrivere, andare nel grafico, mi darà davvero qualche cosa in più? L'atto in sé è gravissimo, ho davvero bisogno di mostrarlo ulteriormente? Sto già mirando alla pancia delle persone, voglio mirare ulteriormente, voglio proprio andare nel dettaglio, non lasciare proprio niente di non detto? Lo voglio fare perché è così che voglio veicolare questo messaggio? O lo voglio fare per avere quella scena in più e per, tra molte virgolette, spettacolarizzare? Perché poi dall'altra parte, quando quella storia verrà letta, quando quell'episodio verrà visto, chi ne ha fruito penserà ai temi che sono stati trattati o penserà di quella scena facevo volentieri a meno? Sono davvero molto curiosa della vostra opinione, quindi vi lascio la parola. Se vi va di andare avanti a parlarne, mi trovate sui social come Amy G. Terry. Noi ci vediamo alla prossima!